Anno 2021, i festeggiamenti per San Costabile in piena pandemia, ma sempre in sicurezza e commovente devozione al santo. Per sé è un momento importante, anche se quest'anno, proprio per motivi liturgici, celebriamo oggi la festa di San Costabile rispetto alla sua festa che è stata ieri, perché il mercoledì delle ceneri dà la precedenza su tutto. Però sembra molto sentita questa festa e lungo tutto questo tempo il Santo Patrono è stato esposto per chiedere davvero l'intercessione per liberarci da questa pandemia. San Costabile è noto anche per il suo intervento nella peste durante la storia, quindi per questo la gente e la comunità di Castellabate è fortemente legata a questa figura. Siamo anche in cammino, l'anno prossimo, Dio piacendo, San Costabile celebreremo il 40° anniversario di San Costabile, patrono secondario della diocesi. Quest'anno è il secondo anno che vogliamo vivere di riflessione e rifletteremo su San Costabile e la Madonna. L'anno scorso, proprio in questi giorni, abbiamo accolto, c'è stato San Pantaleone, il patrono della diocesi, e abbiamo inaugurato questo triennio che poi subito dopo l'emergenza Covid ci ha bloccato. Però il desiderio rimane e permane per vivere questo tempo con la sua compagnia e sotto la sua intercessione. Roberto, un motivo in più per gioire oggi, perché è tornata al suo splendore la statua della compatrona di Castellabate. Sì, Sant'Irene, Vergine e Martire, arrivata la settimana scorsa dopo quasi un anno e mezzo, chiuse il laboratorio proprio per motivi del Covid. Sì, Sant'Irene è appunto la compatrona insieme al San Costabile di Castellabate ed è anche qui stato un motivo molto importante, molto gioioso. Infatti la gente e le fedeli hanno partecipato nei giorni scorsi molto a questa celebrazione, perché tale è stata la gioia per rivedere Sant'Irene restaurata e ritornata agli antichi colori. San Costabile in una forma sobria, ridotta dal punto di vista di organizzazione, ma dal punto di vista di intensità e di emozioni è lo stesso effetto da una vita, da secoli. E quest'anno c'è stata anche la concomitanza liturgica con le sacre ceneri, siamo entrati in Quaresima, però i fiori non sono mancati davanti al nostro patrono. E il nostro intento, quello come comitato, e soprattutto la divulgazione, e come diceva il nostro parroco nella veglia di preghiera dell'altra sera, il nostro sforzo è quello di far conoscere questo santo ancora di più, perché è un santo importante, il santo del Cilento. Poi neanche a farla apposta, insomma, San Costabile ha combattuto anche la peste, no? Quindi in concomitanza con un periodo di pandemia noi ci auguriamo che San Costabile, ecco, possa farci superare anche questa fase. Certo, noi l'abbiamo detto anche attraverso le vostre telecamere, San Costabile sia San Costabile divoto e sia San Costabile patronale, il busto sacro non è mai sceso dal trono durante il periodo di pandemia. E ti posso garantire che c'erano tante persone che in silenzio, in fondo a questa maestosità di questa basilica, venivano a pregare, a chiedere la protezione di San Costabile, fondatore e patrono di Castellabate. Ora i nostri sforzi dovranno rivolgersi alla sua patria natale, a Tresino, perché Tresino, Borgo Mandrolle di Tresino, è il luogo dove è nato Costabile Gentilcore. Da fanciullo arrivava qui, nella piccola chiesetta di Santa Maria de Guglia, a portare il giglio, che poi è diventato il giglio del Tresino e che contraddistingue proprio il suo castello. Il giglio è il castello, Castrum Abbatis, è la nostra storia, le nostre radici. Sono oltre 35 anni, che 36 anni che sto facendo San Costabile, io comunque con un comitato, comunque che porto, si può dire, porto io avanti, e cerco di continuare ancora con le mie acciacchi che tengo, perché c'è una certa età. Comunque per San Costabile io faccio questo e altro lavoro e sto lavorando
il San Costabile che ce l'ha aiuto a tutti quanti, mi fa sta bene.